Buongiorno a tutti. Oggi voglio mostrarvi come realizzare questi manicotti. Vi avevo detto nel video tutorial in cui spiego come realizzare lo scaldacuore che mi era avanzata della lana e che ero indecisa se fare un cappello dei manicotti. Alla fine ho optato per dei manicotti che lasciassero libere le dita in modo tale da poterli utilizzare anche quando guido. Quindi, come vedete, sono realizzati in lana ed uncinetto. Io li ho fatti abbastanza lunghi, ma voi potete farli anche più lunghi o più corti, cioè che il polsino, che è questo qua che lavorato a rilievo, arrivi proprio all'altezza del vostro polso. Come preferite, è molto semplice diminuire o aumentare il lavoro. Se vedete, il lavoro è realizzato da questi motivi. Ogni motivo viene realizzato realizzando due giri. Io dall'asola in cui esce il pollice all'inizio del polsino ho realizzato 7 motivi. Voi ne potete realizzare 5, ne potete realizzare 10, come preferite. Un altro consiglio che vi do è che io ho usato una lana molto spessa, che era 37% lana e 67% acrilico. Se voi usate una lana più sottile o avete delle braccia più grosse delle mie, invece di iniziare con 32 catenelle come vi spiego durante il video, ne dovrete montare 40 o addirittura 48. L'importante è che voi aumentiate di 8 catenelle, perché il rapporto con cui sono fatti è di 8. Detto ciò, spero che il video tutorial vi piaccia. Se è così e realizzerete questi manicotti, mostratemi le vostre creazioni pubblicando le foto o sulla mia pagina Facebook uncinettandoconelsa o sul mio blog www.uncinettandoconelsa.it. Un bacio a tutti, ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare i nostri manicotti io userò un uncinetto del numero 4 e una lana che è quella che ho usato anche per fare lo scaldacuore, ossia una lana che è 67% acrilico e 37% lana. Si inizia realizzando realizzando 32 catenelle e vengono chiuse insieme con una maglia bassissima. Realizzate queste 32 catenelle, possiamo iniziare il nostro primo giro e facciamo 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Foro successivo e faccio una maglia alta. Foro successivo e faccio una maglia alta. Foro successivo e faccio una maglia alta. Continuo così per tutto il giro fino ad avere in totale 32 maglie alte. Per terminare il primo giro io farò una maglia bassissima prendendo la terza catenella della nostra prima maglia iniziale. Adesso possiamo passare al secondo giro. In questo momento noi stiamo andando a realizzare il polsino del manicotto e per fare questo polsino lavoreremo in rilievo e vi spiego come. Facciamo 3 catenelle iniziali che sono la nostra prima maglia alta, prendo il filo, entro in questo foro tra la prima e la seconda maglia ed esco da quello successivo, prendo il filo e faccio una maglia alta. In questo modo ho realizzato una maglia alta in rilievo sul davanti. Adesso devo realizzarla sul di dietro, quindi prendo il filo, entro da dietro in questo modo ed esco così. Lo faccio rivedere. Prendo il filo, entro da dietro ed esco così. Prendo il filo, esco e faccio una maglia alta. In questo modo ho realizzato una maglia alta in rilievo sul dietro del lavoro. Vado avanti, prendo il filo, rifaccio una maglia alta sul davanti, in rilievo sul davanti. Prendo il filo e la faccio dietro. Vedete? Questa è una lavorazione in rilievo. Devo continuare così per tutto il giro. Vi faccio ancora vedere. Prendo il filo, entro da questo, esco da questo e faccio una maglia alta. Prendo il filo, vado da dietro, e faccio una maglia alta.
ancora un'ultima volta insieme, maglia alta, rilievo sul davanti, maglia alta e rilievo sul di dietro. Continuo così per tutto il giro. Per terminare il secondo giro faccio un'altra volta una maglia bassissima entrando nella terza catenella iniziale, in questo modo. Adesso devo fare il terzo giro. Il terzo giro è uguale al secondo, ossia 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, maglia alta e rilievo davanti, maglia alta e rilievo dietro. Devo continuare così per tutto il giro. In totale devo realizzare in maglie di giri maglia rilievo 4 giri, in modo tale da avere 5 giri in totale, compreso questo qua iniziale. Quindi io ne ho fatto uno quello normale, i giri rilievo 1, sto facendo il secondo, devo fare un terzo e un quarto. Realizzato il nostro polsino con le maglie rilievo, ricordo che devono fare 5 giri di cui 4 in rilievo, possiamo passare a realizzare il nostro sesto giro e facciamo una catenella per alzare il lavoro. Rientro nella maglia e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia, due maglie, tre maglie, entro nella quarta e faccio una maglia bassa. Ripeto, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Salto la prima maglia, la seconda e la terza ed entro nella quarta e faccio una maglia bassa. Ancora, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una, salto due, salto tre, entro nella quarta maglia e faccio una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, salto 3 maglie, entro nella quarta, 5 catenelle, salto 3 maglie, entro nella quarta, 5 catenelle, salto 3 maglie alte di base, entro nella quarta, 5 catenelle, salto 3 maglie di base, entro nella quarta, 5 catenelle ed entro per chiudere il giro nella prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima. In questo modo abbiamo finito il nostro sesto giro. Settimo giro, faccio un'altra maglia bassissima per arrivare dentro l'archetto di 5 catenelle. Faccio 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta, una catenella di separazione e faccio 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una catenella di separazione, faccio un'altra maglia alta nell'archetto di 5 catenelle, in questo modo. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia alta. Una catenella, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ops, mi sfugge sempre la quarta. 4, una catenella e un'altra maglia alta. Vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Devo ripetere questo per tutto il giro, che facciamo insieme perché è veramente veloce da fare. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo, una maglia alta, una catenella, 4 maglie alte, una catenella, un'altra maglia alta, archetto successivo, una maglia bassa. Archetto successivo, una maglia alta, una catenella, 4 maglie alte, una catenella di separazione, una maglia alta, vado nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa, entro nella terza catenella, 1, 2, 3, iniziale, e faccio una maglia bassissima.
in modo da chiudere il giro. Ottavo giro, con una maglia bassissima entro nell'archetto di una catenella. Adesso faccio una catenella perché mi alzo il lavoro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto di una catenella dopo le 4 maglie alte e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 5. Vado nell'archetto di una catenella del lavoro di prima, in questo modo. Vedete? Continuo. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Entro nella catenella di nel foro di una catenella. 5 catenelle. Entro nel foro di una catenella. Devo fare questo per tutto il giro. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5. Foro. 1, 2, 3, 4 e 5. Sono arrivato alla fine del giro, entro nella maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Adesso devo ripetere quello che ho fatto nel settimo giro. Quindi, come nono giro, faccio una maglia bassissima per entrare. 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, 4 maglie alte, 3 e 4, una catenella di separazione, un'altra maglia alta, vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa. Continuo così per tutto il giro. Quindi una maglia alta, una catenella, 4 maglie alte, 1 catenella, una maglia alta, archetto successivo una maglia bassa, archetto successivo una maglia alta, 1 catenella, 4 maglie alte. 3 e 4, una catenella, una maglia alta, foro successivo, maglia bassa, foro successivo, una maglia alta, catenella, 4 maglie alte, 1 catenella, maglia alta, sempre nello stesso foro. Una maglia di base in quella, una maglia bassa in quella successiva, vado nella terza catenella e chiudo. Ok, adesso noi dobbiamo realizzare l'ottavo e il nono giro, ossia una maglia bassa 5 catenelle, una maglia bassa nell'arco di una catenella e nel giro dopo una maglia alta, una catenella, 4 maglie alte, una catenella e una maglia alta in un archetto e una maglia bassa nell'archetto successivo. Quindi devo ripetere questo ottavo e nono giro per altre 5 volte, in modo tale da avere questo archetto con le maglie alte per 7 volte. Vedete, io ne ho 2, 1, 2, alla fine devo avere 7. Dopo vi spiego come continuare per creare l'asola dove infilare il pollice per realizzare il manicotto. Allora, realizzati i nostri 7 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possiamo passare a creare l'asola per far entrare il pollice nel manicotto. Allora, ho fatto già una maglia bassissima per arrivare all'interno del primo archetto di una catenella. Faccio una catenella per alzare il lavoro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella catenella nella foro di una catenella, 5 catenelle, prossimo foro, una maglia bassa, altre 5 catenelle,
4 e 5, foro, maglia bassa, 5 catenelle, prossimo foro, maglia bassa, 5 catenelle, prossimo foro, maglia bassa, 5 catenelle. Allora, vedete che a me adesso restano da mi restano due fori da una catenella per poi concludere il giro. Ora, per poter fare l'asola, per far entrare il pollice, noi saltiamo, facciamo le 5 catenelle, saltiamo il penultimo foro di una catenella e andiamo direttamente nell'ultimo. Quindi vi faccio vedere, faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto questo, entro nell'ultimo foro di una catenella e faccio una maglia bassa e realizzo 5 catenelle e chiudo il giro con una maglia bassissima. Adesso devo realizzare una maglia bassa all'interno dell'arco, 1, 2, 3 che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, 4 maglie alte, esattamente come abbiamo fatto prima nei giri precedenti, solo che cambierà un po' la fine. Vi faccio vedere poi come. Quindi lavoriamo insieme. Ho fatto le mie, no, ho sbagliato, devo farne 4, invece ne ho fatte 3. 1, 2, 3 e 4. Una maglia di separazione, una maglia alta, arco successivo una maglia bassa, arco successivo una maglia alta, una catenella di separazione, 1, 2, 3, 4 maglie alte, una catenella di separazione, una maglia alta, arco successivo una maglia bassa, arco successivo una maglia alta, una catenella di separazione, 4 maglie alte, una catenella di separazione, una maglia alta, arco successivo una maglia bassa, ultimo arco una maglia alta, una catenella di separazione, 4 maglie alte, e una maglia bassa. Adesso l'andremo a fare sopra la maglia bassa del giro precedente, in questo modo. Entro nella terza catenella della mia maglia alta iniziale e faccio una maglia bassissima per chiudere il giro. Così, vedete, abbiamo creato qui il foro per il pollice. Adesso devo ripetere questo, ossia il motivo che abbiamo fatto prima, per altre due volte. Una l'ho già realizzato, devo farne altre due, come questo, dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato prima, ossia maglia bassissima nel foro di una catenella, si alza il lavoro e si fa una maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 5 catenelle e maglia bassa nell'archetto di una, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassissima. E adesso devo ripetere il nono giro, quello che mi ha fatto all'inizio. Quindi ho detto, ho già fatto un giro di questo motivo, ne devo fare altri due. Allora, terminati i nostri tre motivi dal quando abbiamo realizzato il foro per far passare il pollice, possiamo passare a creare gli ultimi giri che servono come sorta di bordino, se così vogliamo dire. È uguale a questo, si modifica leggermente, ossia faccio sempre
il giro con le 5 catenelle, con le maglie basse, le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Foro. 1, 2, 3, 4 e 5. Foro, maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. Foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. Foro, maglia bassa, 1, 3, 4 e 5. Foro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. E maglia bassissima per chiudere il giro. A questo punto, maglia bassissima all'interno dell'archetto e faccio una, due, tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta e realizzo, non faccio più le catenelle di separazione, ma realizzo direttamente 5 maglie alte. 2, 4 e 5, in modo tale di averne 6 nell'archetto, però senza catenelle di separazione. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Vado nell'archetto successivo e faccio 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6. Archetto successivo maglia bassa. Archetto successivo 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio successivo maglia bassa. Archetto successivo, una, sempre 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa nella terza catenella, maglia bassissima, terza catenella. Ultimo giro, faccio una maglia bassa sopra ogni maglia alta e sopra ogni maglia bassa ed è il mio ultimo giro per terminare i manicotti. Quindi faccio una catenella per alzarmi, rientro dentro lo stesso foro e faccio una maglia bassa. E vado sopra ogni maglia alta e faccio una maglia bassa. Quindi alla fine avrò 6 maglie basse, una maglia bassa sopra quella di prima e continuo così. Maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, filo che non vuole. E faccio così fino alla fine del giro. Una volta terminato il giro, io spezzerò il filo, taglierò il filo, farò un nodino per chiudere e nasconderò il filo che è avanzato. Dopodiché potrete passare, possiamo passare alla realizzazione del secondo manicotto, che si fa uguale uguale a questo, non cambia niente. Quindi basta rivedere il video dall'inizio per fare l'altro manicotto. Terminati i due manicotti, il lavoro sarà concluso.